buonasera a tutti. Allora, evidentemente non c'è stata comunicazione, io non sono Dario Di Zenobbio, sono l'ingegnere Celidonio della Fondazione Bordoni e purtroppo l'ingegnere Di Zenobbio non è potuto essere presente per motivi di salute, quindi ha chiesto a me, che coordino insieme a lui il progetto Edison, di partecipare a questa manifestazione per insomma rendere noto insomma che cosa facciamo all'interno di questo progetto. Dal nome si può così intuire che l'oggetto che noi andiamo a considerare in questo progetto sono le reti di illuminazione, le impianti di illuminazione all'interno degli edifici pubblici, perché in questo caso specifico la Comunità Europea ci chiedeva appunto di fare di specificare insomma questo aspetto all'interno del progetto. Però in realtà questa è una soluzione che noi abbiamo proposto, che potrebbe essere facilmente replicata anche al caso di edifici privati. E lo slogan che abbiamo inserito, Bringing the Past into the Future, è legato al fatto che noi in questa soluzione, che poi vedrete, immaginiamo di portare delle soluzioni, delle tecniche che venivano utilizzate appunto nel passato proprio per l'illuminazione allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni. Sembra un controsenso, ma in realtà alla luce dei fatti sembra proprio che le cose vadano in questo senso. Ah, io volevo fare una premessa. Appunto, io sono un ricercatore della Fondazione Ugo Bordoni, che è un ente di ricerca che, non so quanti lo conoscono, comunque si è occupato storicamente di aspetti di ICT, cioè Information Communication Technology. Quindi non sono un esperto di edilizia né di energetica, solo negli ultimi tempi, proprio per appunto partecipare a questo progetto e insomma anche aggiornarci con l'evoluzione dei tempi, stiamo affrontando anche degli aspetti legati all'energy management, però ecco, non sono un esperto del settore. Ci sono altri partner ovviamente dentro il consorzio che hanno questo tipo di esperienza. Dunque, adesso, come spesso accade quando uno interviene come ultimo, alcuni aspetti che io volevo affrontare già sono stati affrontati da altri relatori, in particolare il relatore della Regione Emilia-Romagna e anche da Intesa San Paolo, che appunto facevano il quadro di riferimento per quanto riguarda gli aspetti energetici a livello europeo. E questo mi serviva per introdurre appunto il concetto del nostro progetto, del quale io darò specificatamente, cioè parlerò degli aspetti tecnici e degli obiettivi, non tanto del management, che penso che in questo insomma, contesto non sia molto interessante. Ecco. Riprendo soltanto un punto del quadro di riferimento che riguarda appunto l'obiettivo che è stato fissato dal Consiglio europeo per il 2020, e cioè quello di raggiungere la quota del 20% di produzione elettrica da energie rinnovabili. Ecco, alla luce di questo aspetto noi ci aspettiamo che nei prossimi anni praticamente i sistemi di generazione di energia elettrica saranno sempre più basati sulle rinnovabili. E poiché molte di queste forniscono l'energia non tanto come la utilizziamo normalmente, cioè in alternata, ma in continua, ecco, questo è un aspetto che secondo noi va tenuto in considerazione, anche perché poi appunto per utilizzarla questa energia abbiamo bisogno degli inverter che in qualche modo consumano a loro volta energia. Dall'altra parte stiamo vedendo insomma gli ultimi anni che stanno uscendo nuove soluzioni per l'illuminazione, in particolare la tecnologia LED, che intrinsecamente funzionerebbe in continua, se vogliamo. Poi all'interno delle lampade, attualmente almeno nella maggior parte delle lampade in commercio, viene inserito un alimentatore che passa appunto, un convertitore che passa la corrente da alternata in continua per poter far funzionare queste tecnologie.
Ecco, alla luce di questi aspetti noi abbiamo proposto questa soluzione innovativa nell'ambito della quinta call dei progetti ICT-PSP nel 2011, risultando tra i consorzi appunto, che potevano essere cofinanziati dalla Comunità Europea, e a fronte di un costo totale del progetto di 2.400.000 la Comunità Europea ci ha finanziato con il 50% di questa cifra. Il progetto è partito dal gennaio di quest'anno e ha una durata di 30 mesi, quindi 2 anni e mezzo, coinvolge 14 partners di 5 paesi europei e prevede 7 siti pilota. Il progetto intende proporre un sistema di illuminazione intelligente per gli edifici pubblici. Questi potrebbero essere scuole, musei, uffici amministrativi, ospedali, l'obiettivo di integrarsi con la rete esistente, cioè di non andare a introdurre altre infrastrutture all'interno di questi edifici, e naturalmente con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e incoraggiare nel contempo l'uso su piccola scala di fonti di energia rinnovabile. Qui ho riportato così molto sinteticamente i vari partners che partecipano al progetto. Ci sono partner tecnici, ci sono per esempio Enel con la sua consociata Enel Sole come utility, ci sono dei siti pilota, ci sono delle università, c'è la fondazione come ente di ricerca ecco, più o meno. Dunque, la soluzione tecnica proposta si basa sull'utilizzo di lampade allo stato solido. E queste verranno alimentate attraverso un metodo innovativo con l'obiettivo di realizzare una piattaforma Smart Energy, che noi abbiamo chiamato SEP, riutilizzando la parte di rete elettrica esistente dedicata all'impianto di illuminazione. Questa SEP utilizza sistemi ICT avanzati come ad esempio smart meters, componentistica elettronica, sensori, attuatori meccanici ed elettrici, che sono disponibili singolarmente sul mercato, ma che non esiste praticamente una soluzione già integrata che permette di far funzionare, di implementare questa soluzione innovativa. Vanno integrati opportunatamente per far modo che questa soluzione venga implementata. Inoltre, insieme a questi attuatori e componentisti elettronica, noi andremo a utilizzare sensori fine grain, come abbiamo denominato, cioè molto semplici, che però possono essere distribuiti largamente sull'infrastruttura di illuminazione. E questi vanno alimentati in corrente continua e noi ci aspettiamo appunto di arrivare a ottenere un risparmio superiore al 60-70% e riducendo al contempo i costi di manutenzione degli edifici relativamente agli impianti di illuminazione, chiaramente. Qui ho riportato l'architettura di riferimento nel senso più globale, che prevede anche la presenza di fonti energetiche rinnovabili, cioè l'integrazione con, in questo caso, un pannello fotovoltaico, che nel nostro caso fornirebbe direttamente l'energia necessaria per far funzionare questo sistema. In caso che questo non sia disponibile, sarà opportuno introdurre un convertitore AC-DC a monte di tutta la parte che noi intendiamo far gestire da questo sistema, per poter operare praticamente in corrente continua, per far operare in corrente continua la rete di illuminazione alla quale ci vogliamo dedicare in quel punto. Qui ho preso la parte, diciamo, il core dell'architettura, la parte più interessante, senza andare a vedere poi tutti i dettagli dell'architettura precedente. Posso bere un attimo qua.
la secca. Ok. Come vedete qui è previsto un centro di supervisione che poi sostanzialmente potrebbe essere un semplice PC collegato in intranet con CPC Manager. Questo collegamento può essere fatto tranquillamente con delle Power Line Communication, con delle PLC. Quindi c'è appunto questo CPC Manager che governa un certo numero di CPC che sono Central Power Center, Control, scusate, che in qualche modo sono i moduli che effettuano la conversione dalla corrente alternata alla corrente continua. Dal CPC, dal singolo CPC, andiamo nelle singole aree che andiamo a illuminare, dove c'è un modulo che noi abbiamo chiamato Remote Station, un elemento intelligente che da una parte riceve le informazioni dei sensori che sono presenti in quell'area e dall'altra comanda e accende le luci LED. Eventualmente anche a seguito di comandi che arrivano dal Supervision Center. Ecco, questo è uno degli aspetti caratteristici del progetto Edison, cioè il fatto di utilizzare la corrente continua ci permette praticamente di utilizzare soltanto due cavi, perché appunto per la corrente continua non abbiamo bisogno del terzo, almeno finché ci teniamo su livelli bassi di tensione, è quello che noi pensiamo di fare. Il terzo cavo, quello che noi che rimarrebbe libero soprattutto nelle infrastrutture esistenti, noi lo utilizziamo per trasmettere informazioni. Nel caso più semplice, noi lo utilizziamo per trasmettere le informazioni che trasmettono i sensori presenti, appunto, come dicevo prima, nell'infrastruttura di illuminazione e portano questa informazione alla remote station, dove poi viene elaborata e viene presa la decisione di agire o meno sull'impianto di illuminazione. Allora, questo chiaramente l'obiettivo principale quindi è attuare delle azioni pilota per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici. Però, ecco, come dicevo prima, questo può essere naturalmente esteso anche a edifici privati, perché non c'è nessuna differenza. Ecco. Le finalità delle azioni pilota è coinvolgere un numero significativo di edifici di diverse tipologie in diversi stati per dare evidenza che la soluzione proposta è rilevante per un mercato a livello europeo. Poi dimostrare che attraverso l'utilizzo di questi componenti CT e altri sistemi avanzati è possibile ottenere un risparmio energetico a livello annuo superiore al 15%. Inoltre tutti i componenti che si utilizzano devono essere già disponibili sul mercato. Altri obiettivi di carattere generale è appunto implementare una rete elettrica ad hoc per l'illuminazione che noi abbiamo chiamato PowerLAN, dando evidenza in tempo reale del risparmio energetico che potrebbe essere ottenuto con strumenti di misura specifici, e questo è importante per le amministrazioni in modo che si possano rendere conto del risparmio che stanno ottenendo. E facilitare la riqualificazione energetica degli edifici e la progettazione di nuovi edifici considerando i risparmi derivanti dall'utilizzo della soluzione Edison. Questo è un altro obiettivo. Accelerare l'accettazione del mercato delle lampade LED, sia per una politica finalizzata al risparmio energetico, ma anche per una migliore qualità di illuminazione. Quindi aumentare la competitività dell'industria europea nel settore dell'illuminazione e dei sistemi di controllo per l'illuminazione e contribuire in materia di regolamentazione a livello internazionale nel settore dell'efficienza energetica e dei sistemi di illuminazione. Basti pensare che per quanto riguarda il discorso della comunicazione, dell'uso del filo elettrico, del cavo elettrico per comunicare dati, intendo cavo elettrico sul quale non è presente una tensione, non esiste regolamentazione a livello europeo, quindi questo potrebbe dare insomma un aiuto a definire questo tipo di utilizzo per i cavi elettrici.
Adesso entrando un po' più specificatamente nel progetto, le pilota che sono state previste nel progetto sono state individuate in Belgio, Italia e Nord Irlanda. In particolare, adesso poi le vedremo più nel dettaglio, a Bruxelles abbiamo la mensa dell'università e il laboratorio di fisica sempre dell'università. A Napoli un'area del Museo di Città della Scienza. Poi ci sono questi tre comuni italiani che si trovano vicino alla Maiella, Letto Manoppello e Manoppello in provincia di Pescara, Rocca Montepiano in provincia di Chieti, dove abbiamo coinvolto uffici del comune, scuole, ecco tipicamente questo tipo di edifici. E a Belfast, dove invece abbiamo coinvolto un reparto di un ospedale e un ufficio amministrativo. Ecco, andando un po' più nel dettaglio, l'Università di Bruxelles prevede appunto due edifici, che sono, come dicevo, la mensa degli studenti e il laboratorio di fisica. È una superficie interessata dall'intervento di circa 1000 metri quadrati con 240 punti luce in totale. Ovviamente in tutte queste, in questi siti pilota già stiamo facendo dei rilievi per quanto riguarda l'energia che stanno consumando, perché pensiamo che dal 1 febbraio del 2013 verrà appunto implementata la soluzione Edison in questi siti e quindi potremo a quel punto fare le nuove misure di consumi energetici e fare le opportune valutazioni sui risparmi ottenuti. A Città della Scienza a Napoli abbiamo un unico edificio coinvolto, però la superficie interessata è molto estesa, sono 5.600 metri quadrati e i punti luce totali 169. Qui chiaramente ancora non vi posso dare informazioni relativamente ai sensori che verranno utilizzati, perché questo è ancora, stiamo ancora andando avanti col progetto, ancora non è ben definito. Quindi ecco, questa è un'informazione che si potrà avere soltanto successivamente, magari accedendo al sito che poi vi farò vedere, sul quale ci sono tutte le informazioni del progetto. E il comune di Manoppello, qui sono due edifici coinvolti, una scuola elementare e una scuola media, la superficie interessata sono 2700 metri quadri e i punti luce in totale sono 220. A Letto Manoppello ci sono degli uffici del comune e la scuola materna elementare, qui sono 2400 metri quadri e 387 punti luce. Comune di Rocca Montepiano, abbiamo degli uffici del comune e la scuola materna e il nido d'infanzia, tre edifici coinvolti, 3250 metri quadri, 227 punti luce. Infine a Belfast abbiamo appunto due edifici con il reparto di ospedale e degli uffici pubblici, la superficie interessata qui è limitata, sono solo 500 metri quadri e 150 punti luce. Ecco, la cosa interessante è che a soli 8 mesi dall'avvio del progetto siamo già riusciti ad implementare una soluzione, una versione demo della soluzione presso l'Università di Bruxelles. Praticamente abbiamo coperto una parte dell'area che dovremo poi andare a coprire interamente, che vedete qui indicata con questo cerchietto blu. E mentre dove sta la X rossa è dove abbiamo posto questa X rossa, abbiamo posto questi due apparati che sono il CPC e l'RS, che in questo caso specifico sono colocalizzati perché per la conformazione della demo. E qui potete vedere intanto la differenza di luce tra l'area interessata, che sono questi punti più luminosi in LED, con quella precedentemente con le lampadine utilizzate precedentemente. E qui vedete anche l'utilizzo del sensore, in questo caso il sensore di presenza, che è stato installato in corrispondenza di questo portalampada con tubi LED.
I punti luce coinvolti sono stati 16 tubi neon da 120 cm, 81 lampadine a bulbo da 11 watt alta efficienza, 12 faretti a 12 watt. Questi sono stati sostituiti con lampade LED e insieme sono stati montati anche tre sensori di presenza e un sensore di luminosità. Con i primi dati che abbiamo sui consumi di un risparmio rispetto alla situazione precedente del 60% in meno rispetto alla situazione appunto precedente. Chiaramente questo è solo un risultato preliminare, i sensori utilizzati sono in minima, sono pochi, in realtà abbiamo visto che avremo bisogno di mettere altri sensori per ottimizzare l'utilizzo dell'accensione e spegnimento delle lampade e quindi ci aspettiamo di raggiungere dei risparmi energetici ancora superiori rispetto a questi che abbiamo ottenuto. Oh, per quanto riguarda l'exploitation dei risultati, cioè l'applicazione dei risultati, possiamo dire che è già da adesso possibile estendere questa soluzione, come dicevo, a tutti gli edifici pubblici e privati. Si può aderire al progetto praticamente come sito pilota, facendo una specifica richiesta al direttore del progetto Edison, cioè al collega ingegnere Dario Di Zenobbio. In questo caso i partner di Edison si impegneranno a fornire tutto il supporto necessario per la realizzazione del progetto nel sito. Chiaramente chi vuole aderire dovrà provvedere all'acquisto del materiale necessario per implementare la soluzione. E niente, quindi chiaramente l'adesione al progetto come sito pilota, oltre a consentire consistenti risparmi dei consumi energetici, permette di usufruire di una soluzione innovativa nel settore dell'efficienza energetica e una visibilità nazionale e internazionale. Questo perché ogni volta che qualcuno aderisce al progetto, al di fuori dei partners ufficiali ovviamente del progetto, noi lo evidenziamo sul nostro sito e quindi risulta evidente anche alla comunità europea che questo sito insomma, ha implementato la nostra soluzione. Vi posso già dire che al momento dai primi risultati che abbiamo ottenuto abbiamo avuto già delle adesioni, tra cui la Regione Umbria, che ci ha dato la possibilità di implementare questa soluzione presso alcuni suoi uffici a Perugia e presso l'Università, e un ospedale a Campobasso, il Gemelli di Campobasso, dove anche insomma, si sono interessati a questa soluzione, hanno deciso di implementarla in un settore dell'ospedale. Ecco, quindi per ulteriori informazioni vi potete rivolgere a noi, c'è il sito del progetto che vedete qui indicato, questo è tutto, grazie per l'attenzione.